E ciao a tutti amici, benvenuti in questo mio primo episodio di questa nuovissima serie che è quella di Capitan Toad Treasure Tracker, amici. Sì, finalmente cominciamo una nuova serie dopo tanto tempo. Sì, in Italia che ne sto introducendo anche nuove, cioè troppe nuove. E nulla amici. È arrivato anche Capitan Toad Treasure Tracker per Switch, quindi siamo qui con il mio nuovo Let's Play, insomma. Insomma, ci giocheremo tutto insieme. E vabbè. Mi sa tanto, raga, che ci toccherà salvare Toadette. Vabbè, chi ha già giocato per la versione per Wii U sicuramente sa già di che gioco sto parlando. Capitan Toad Treasure Tracker. Quindi cominciamo subito a giocare. Il segreto nelle stelle. Primo livello, andiamo. Allora, raga, questo gioco in verità io, raga, ho già fatto la mia modalità di prova, quindi bene o male so già i primi livelli come sono. Considerando che ho già completato il primo libro su Wii U, quindi so già come si deve giocare, come prendere la roba al 100%, cosa che vi mostrerò oggi. Allora, qui sopra, raga, troveremo un martello per spaccare tutto, ecco infatti. Dove io dovrei sbloccare anche un obiettivo, appunto quello di trovare il fungo d'oro. Voi raga, è sempre uno fra i primi obiettivi che ti porrà il gioco, raga, ve lo dico subito che vi porrà il gioco. Ce l'abbiamo la levetta e questo Toad blu ci darà la terza gemma, appunto. Perfetto, ora andiamo a prendere la nostra ben amata stellina. Parabarabarapa. Quanto io, raga, adori questo gioco, non lo so, ma è veramente tanto. Come completare il primo livello al 100%? Ah, giusto raga, possiamo giocare anche al pixel Toad, nel senso che dovremo trovare un Toad pixelato nel livello. Vabbè, ma non lo faremo oggi. Direi di andare subito al secondo livello. Ok, allora qui c'è già da subito la prima gemma. Quindi dobbiamo aspettare che si giri, perfetto, prima gemmina presa. Allora dobbiamo entrare di qua, proprio ci prendiamo il funghetto che ci dà le monete. Ok, qui ci dà la seconda gemma. Quindi raga, insomma, io non so se la vorreste come serie, io la vorrei fare molto volentieri, sinceramente. Vabbè raga, tanto la porterò lo stesso. Perché a me come gioco mi piace molto, quindi credo di portarci veramente la serie su sta roba. Ok, adesso questa roba ci deve portare su. Perfetto, abbiamo preso tutto praticamente. Sì, appunto, seconda stellina di oggi presa. Siamo a 4 minuti, vabbè. Tanto raga, mi sa tanto che oggi uscirà un video abbastanza lungo. Ho capito. Va bene, sì, lo so. Livello numero 3, dovrò usare il mio bellissimo, oh mio Dio, joystick nuovo, quello che mi è arrivato il controller pro, quindi raga mi verrà molto più semplice.
Quindi, raga, dobbiamo premere ZR per spostare tutta la roba che noi, cioè, insomma, tutte queste piattaforme, noi le possiamo spostare con ZR oppure con il nostro cursore, questo coso blu che vi vedete che sta girando. Ecco, sono io che lo faccio girare. Bene, così abbiamo una chiave che ci servirà per aprire sotto qua, dove si nasconderà una bella gemmina. Boom baby, mi manca, sì, la prima gemma, raga, ho fatto tutto quanto al contrario. Perfetto! Oddio. Ok, raga, tanto puoi prendere la stellina, è semplice. Poi, raga, io vi ricordo, poi sicuramente c'è tanta gente che lo completa solo con le stelle e non con tutte le gemme e tutti gli obiettivi, ma io non sono più di tanto così alla fine. Infatti noi ci andremo a prendere anche il nostro fottutissimo obiettivo. Perché se no non sono contento. Allora, se io non mi ricordo male, era così. Vedo che se mi sbaglio proprio lo farò off camera, ma credo che sia giusto. Infatti, baby! Quarto livello. La mesa dei funghi. È italiano. Mamma mia, raga, questo livello, raga, sì, c'era anche nella demo. Ah? Ah? Perché non devo finire con te? Ora ci faccio. E direi. Quindi, ok. Ragazzi, se noi ci uccidiamo questi due tipi timidi, ci appunto daranno la seconda gemma. E se noi ammazziamo tutti i nemici otterremo appunto l'obiettivo bonus. È quello che voglio cercare di ottenere la prima, così non devo stare mezz'ora a farlo. Ok, perfetto. Vita extra, tanto per. Monetina. Scendiamo giù con questo e troveremo l'ultima gemma. Ok, ma quanto me lo ricordo bene. Bene così, grande genio. Ok, altro livello completato. No, stavo facendo vedere la storia, ma noi non è che ce ne freghi qualcosa. Andiamo subito al quinto livello. Ok, raga, qui c'è la doppia ciliegia che ti farà avere il doppio Toad. Oh mio Dio, raga, cioè, la doppia ciliegia, raga, viene da Super Mario 3D World, viene. Sì, appunto. Sì, viene da Mario World, appunto. Ok, bene così. Da qualcuno di voi deve trovare l'altra gemmina. Ok, quindi mi sa che dobbiamo scendere. Ok, perfetto. Facciamo scendere l'altro aprirà la strada a questo. Dai così, dai, seconda gemina presa. Bene così. E ultima gemma presa. Ci manca solo la stellina, ragazzi. Manca.
ora dobbiamo andare qua. E ci sarà una piattaforma dove si può salire solo ed esclusivamente in due. Dai, è così. E stellina presa. Perfetto, anche questo qua è fatto. Cioè, questo gioco, raga, è molto rilassante, quindi è più bello da portare, raga, è molto bello. Ok, devo andarci a fare il sesto livello e poi mi bloccherei, sinceramente, perché... Vabbè, siamo a 11 minuti, sì, devi farci questo livello e poi basta. Perfetto così. Oggi, raga, non avevo niente di meglio da fare che portarvi il let's play nuovo. Il che, raga, spero che supporterete. Spero che lo supporterete in molti. Anzi, spero che lo supporterete in molti questo let's play, perché è davvero carino. È comunque giocabile. Ok, raga, andiamo nella cosa, nella valvola che noi dobbiamo girare. Ok, così. Cioè, ma chi sono io? Cioè, io so tutti quanti i segreti, raga, di sto gioco, perlomeno del primo libro. Poi, raga, del secondo libro io il secondo libro non l'ho ancora toccato. Quindi, prima magari ci finiamo il primo e poi cominciamo il secondo. Poi, ragazzi, scrivete voi ovviamente quello che volete, se volete che io vi porti il secondo libro il prima possibile, raga. Direttamente facciamo il secondo libro, boh. Ok, raga, abbiamo il martellino, dove qua troveremo il fungetto d'oro e il toad che ci darà finalmente la nostra gemmina. Grazie, Toad. Cioè, in questo gioco si parla solo di Toad. Neanche Mario c'è in sto gioco, cioè c'è solo Toad. Il che mi rassicura, perché Toad è uno dei personaggi forse più calmi del gioco. E perfetto, abbiamo finito, direi, anche questo livello. E io vi posso già salutare così, raga. Però prima uccidiamo tutti i mostri, così ci danno l'obiettivo bonus. E noi ci vediamo ad un prossimo video, se vi ricapita un tanto di Treasure Tracker. Ciao!